Il terzo tempo e oltre. Tutto lo sport del weekend con notizie, servizi e musica. In studio Gino Nenzi. Bentornati amici di Radio Incontro. Altro appuntamento con il terzo tempo, la rubrica sportiva del lunedì pomeriggio. Quest'oggi apriamo una finestra su uno sport che a livello nazionale ci ha regalato negli anni grandi emozioni e grandi successi, anche che potremmo definire lo sport nazionale qui in Italia insieme al calcio, data anche la sua presenza importante e massiccia da sempre a livello scolastico. La mia trasmissione, oltretutto il terzo tempo in questa stagione, vuol dare più spazio allo sport in rosa, come appunto anche le scorse settimane, e questo stesso intento lo condividiamo oggi con il CLT Volley, che sta rinforzando e puntando quest'anno sulla sezione femminile di pallavolo. Diamo il benvenuto a Mario Campana, allenatore del CLT Volley femminile. Ciao. Buonasera. Mario. Ciao. E Flavia De Angelis, una giocatrice della squadra. Ciao Flavia. Buonasera. La schiacciatrice della squadra, almeno così mi dicevi prima. Sì. Della formazione Under 16, che fa parte del campionato provinciale. Allora, parliamo subito con Mario Campana, che non è solo l'allenatore della compagine, ma è responsabile tecnico del progetto del settore femminile, ruolo che, se non erro, ricopri dall'agosto scorso. Com'è andata finora questa esperienza, Mario? Ma questa esperienza devo dire che mi vede molto motivato, in primis perché abbiamo un gruppo abbastanza esteso di ragazze che vanno dai 13 anni, 12, qualcuna più giovane, fino ai 16 anni. Flavia infatti è una delle rappresentanti storiche e più anziane di questo gruppo. E c'è solo da crescere con una forte volontà da parte di tutto il CLT, ben espressa dai dirigenti del volley ma anche dal presidente Scordo, e io sono qui proprio per questo. Quindi davanti a me e davanti a queste ragazze ci sono tanti obiettivi da raggiungere. Il CLT storicamente è stato sempre molto attivo nella pallavolo, soprattutto nel maschile. Nel femminile ora siamo qui apposta per lanciare questo progetto, che chiaramente ha un orizzonte pluriannuale. Attualmente facciamo solo settori giovanili, quindi dall'under 16 in giù, ma è il desiderio e l'obiettivo che hanno queste ragazze di crescere e arrivare a creare delle prime squadre che possano competere sui campionati provinciali, regionali e perché no nazionali. Certo, no, infatti Mario, proprio questo volevo chiederti. La società infatti ha scelto te, comunque la tua esperienza, per dare un segnale ben chiaro, cioè favorire la crescita in una disciplina che fino ad oggi, come hai detto bene te, per il CLT ha visto privilegiare il settore maschile. Sì, allora, questo non significa che il CLT diminuisce l'impegno nel settore maschile. Premetto, fra l'altro, anzi sottolineo che è rimasta l'unica società nella città di Terni che fa attività nel maschile, e poi a livello diciamo provinciale c'è anche Orvieto. Non vorrei sbagliare, ma non conosco altre attività che fanno, altre società che fanno attività nel maschile. Il femminile storicamente ha sempre avuto più numeri per quanto riguarda la pallavolo, no? È stato sempre lo sport femminile un po' per eccellenza. Quindi sì, molto diffuso, molto praticato. Io nel passato ho avuto già altri incarichi nel settore femminile, come anche nel maschile, ma sempre su squadre di livello nazionale, diciamo, in B2, sempre diciamo su categorie nazionali. E devo dire, già mi sono trovato bene. E qui con queste ragazze che sono splendide, no? Perché sono nel momento che diventeranno brave, che diventeranno grandi e che hanno comunque molto entusiasmo, quindi devo dire si lavora molto bene. Quello sicuramente. Te sei cresciuto nelle file del CLT, vero? Se non sbaglio, come atleta. Quando sono ritornato a giocare a Terni, sono ritornato con il CLT. Ai tempi c'era un bel progetto che ci vedeva in Serie B, ero già anziano come giocatore. Ho iniziato. Anziano nella pallavolo, che vuol dire? Beh, diciamo, ero già laureato, avevo già una trentina d'anni, ero già sposato, e la scelta che ho fatto a quei tempi era di continuare a restare in Serie A, oppure, visto anche la situazione, diciamo così, con mia moglie, abbiamo deciso di avvicinarci alla famiglia. Quindi c'era questo progetto molto interessante, perché devo dire per tanti anni ci ha consentito di giocare B2 e B1 ad alti livelli. Abbiamo sfiorato anche i playoff e la promozione in A2, e quindi ho finito la carriera qui a Terni. L'avevo iniziata a Terni, ma ai tempi non col CLT, con le giovanili. Non so se ti ricordi del
Pallavolo Ternana, primo club rosso-verde, Pigliarica, ai tempi che si giocava in Serie B, in A2, c'è stato un paio di anni. Sì, sì, ho vaghi ricordi perché ero piccolo, però, parliamo degli anni 80. Esatto, sì, sì, sì. Fine anni 80, insomma, quindi lì ho iniziato e poi sono andato a giocare un po' in tutta Italia. E per chiudere il cerchio sei tornato poi qui. Chiaramente sono tornato qui a Terni. Chiaramente. E siamo alle prese con un nuovo progetto stimolante e pluriennale. Te hai avuto molte esperienze comunque come allenatore. Volevo domandarti, è difficile il passaggio da atleta a allenatore? E soprattutto anche approcci diversamente il tuo lavoro di coach, se si tratta di squadre femminili o maschili? Anche questa è una domanda un po' particolare. Cioè, qual è la differenza che trovi magari allenando una squadra maschile o una femminile? No, non c'è un cambio di approccio da parte mia. Allora, io premetto che ho avuto la fortuna di lavorare come atleta con tanti grandi allenatori del passato e, perché no, qualcuno ancora in attività anche del presente, quindi mi hanno dato tanto, ho appreso tanto. Come giocatore ho fatto spesso anche, anzi quasi sempre, insomma, il capitano o comunque il regista, quindi ero un po' un tramite fra l'allenatore e il resto della squadra. Era un po' il fulcro dello spogliatoio. Quindi devo dire il passaggio da atleta ad allenatore non mi ci sono trovato bene, anzi c'è stato un momento che ero poco stimolato nell'andare avanti come atleta e quindi, insomma, il salto è stato naturale. Tra femminile e maschile, diciamo, è un po' l'approccio, che sai com'è, l'allenatore è un po' un manager, no? Non c'è una ricetta che va bene per tutti, non c'è un comportamento che va bene per tutti i gruppi, a prescindere che sia maschile e femminile, quindi bisogna cercare di capire la situazione, fare un'analisi e, in maniera, diciamo, non umile anche, diciamo, non presuntuosa, cercare di capire che cosa si può fare per migliorare quella determinata situazione. E l'approccio è lo stesso sia nel maschile che nel femminile. La collaborazione con le scuole, che è iniziata comunque negli anni scorsi per l'avviamento allo sport della pallavolo, ancora c'è? Sì, sì, ancora presente? Sì. Abbiamo un progetto molto importante attualmente con la scuola media Marconi, che è una delle scuole più importanti della provincia anche per numero di studenti, di ragazzi. Questo progetto, ecco, fra l'altro mi pare, Flavia, tu sei venuta proprio dall'Orazio Nuvola, però Leonardo da Vinci. Esattamente, oh, pardon, scusami. Mi sono girato verso Flavia e ho lasciato. Infatti non ti sentivamo più, non si sentiva niente. Ti avevamo perso per un attimo. Perfetto, quindi Flavia ha iniziato proprio con questo progetto di collaborazione con le scuole. Mi diceva dal plesso con cui lei veniva, Leonardo da Vinci, Orazio Nucola, insieme al plesso della Marconi. Attualmente abbiamo per esempio una trentina, quarantina di ragazze che lavorano con l'under 13 e con l'under 14, la maggior parte delle quali vengono dalla Marconi, che ci mette a disposizione comunque la palestra e con cui c'è un accordo particolare ormai che va avanti da diversi anni, e poi ci sono, insomma, qualche altra ragazza che viene anche da qualche altra scuola media. Diciamo, la collaborazione è molto importante, noi cerchiamo di fare il nostro meglio, devo dire il corpo docente della scuola, sia dirigenziale che gli insegnanti, ci danno una grossa mano e noi cerchiamo di dare il meglio di noi stessi, cercando di dare al nostro apporto e la nostra presenza anche in alcune lezioni della mattina e chiaramente cercando di facilitare il passaggio delle ragazze dall'attività della mattina all'attività pomeridiana nello stesso istituto. Certo. Quindi devo dire è un progetto che ci dà molte soddisfazioni. Sì, e comunque è molto importante, ecco, iniziare fin da piccoli, come in tutte le attività sportive. Ma direi che per la pallavolo l'età delle medie è un po' l'età principale, giusta, perché ci vuole un po' di coordinazione già acquisita, un po' di forza, anche perché sai, la rete è alta e purtroppo è molto alta. Il campo 9 metri per 9 metri per bambini o bambine è grande, è lo stesso campo dove giocano atleti di 2 metri. Quindi troppo presto, secondo me, è difficile, bisogna usare degli escamotage. Allora Flavia, parliamo anche un pochino sì, con te. Ciao, ti volevo chiedere com'è Mario Campana come allenatore. Puoi dirci tutto, tanto non ti ascolta. Sì, sì, sì. Va bene. Allora, devo dire che quest'anno ho iniziato davvero bene, mi trovo molto bene, innanzitutto perché Mario con noi fin da subito ha stabilito un rapporto non solo come, diciamo, coach e atlete, ma anche coach, cioè come anche amico, perché comunque, a parte il fatto di, vabbè, certo ci sgrida quando magari è necessario, ci dice cosa è giusto, cosa è sbagliato, però c'è anche la battuta, c'è il sorriso, comunque c'è la chiacchiera, e quello secondo me ci sta sempre. È molto professionale
e sinceramente ho notato un forte cambiamento dall'anno scorso, proprio perché siamo molto motivate, abbiamo diciamo un approccio un po' diverso con la pallavolo, anche perché comunque siamo cresciute. E posso sapere quanti anni hai? 15 e mezzo. E da quanto tempo giochi pallavolo? Allora, io ho iniziato in seconda media con l'Orazio Nu, con la Leonardo da Vinci, quindi a 13 anni. E sono sempre rimasta in questa squadra e sinceramente mi trovo ancora benissimo, perché ho conosciuto delle persone proprio magnifiche, davvero. Senti, e fai parte del CLT invece da quanti anni? Dall'inizio, diciamo, da quando hai iniziato? CLT da un anno praticamente. Da un anno, quindi questo è il secondo anno? Sì. Praticamente. E senti, la tua passione per il volley invece da come nasce? Da dove nasce? Allora, ho sempre pensato che comunque fosse bello, perché è uno sport di squadra, perché riesci comunque a legare molto, e il fatto di stare tutte insieme, di comunque avere una cosa in comune, diciamo, ti spinge ad essere molto forte sul campo, quindi è proprio una cosa secondo me anche psicologica, perché quando giochi, cioè io a volte magari è una sciocchezza, però ti vengono a volte anche i brividi magari quando inizi a giocare forte, cioè quando ci sono punti, scambi veloci, è davvero bello, mi piace proprio come... Beh, se ti vengono addirittura i brividi, sì, a volte penso sì, che hai scelto lo sport giusto, hai fatto più che bene. Senti, la vostra squadra da quante atlete è formata attualmente? Attualmente siamo 16, sì, siamo 16 e siamo comunque, ci conosciamo bene da, ecco, un anno e mezzo, siamo tutte 2000 e io mi trovo molto bene con loro, perché comunque non ci sono magari chi si sente più brava, chi meno, cioè un po' più esclusa, siamo tutte alla pari, e questa per me è la cosa più importante, ecco. Certo, e il vostro gruppo quindi è un gruppo molto unito, sì, molto sì, unito, sì. Quasi una famiglia? Sì, secondo me sì, ma io lo noto anche quando giochiamo contro le altre squadre, cioè sinceramente noto un po' una differenza, perché non ci sono dei dislivelli, magari io ho provato anche altre squadre in precedenza e c'era un po' questo fatto di dire chi è un po' più bravo, magari sono un po' io faccio l'antipatica, ecco, invece diciamo un po' di tra virgolette discriminazione. Sì, anche un po', c'era un po' di tensione pure, invece io con loro sinceramente non l'ho mai trovata, perché mi trovo proprio bene, davvero. Questa è una bellissima cosa, insomma, se trovarsi bene all'interno di un gruppo sportivo è sì, sì, è l'ideale. Sì, davvero bello, sì. Sì, hai ragione. Cosa ti piace così tanto di questo sport, comunque della squadra di cui fai parte, tanto che magari parlandone riesci a convincere altre atlete a intraprendere la pallavolo? Io considero la pallavolo uno sport davvero bello, perché ti fa crescere, perché non è uno sport che tu, vabbè, sì, uno dice impari a fare il bagher, il palleggio, la schiacciata, è sempre quello, non è sempre quello, perché comunque tu ti rendi conto che ogni giorno c'è da imparare qualcosa di nuovo, che è una sfida con te stessa, perché se tu inizi a fare la schiacciata, ad esempio inizi a schiacciare, ma giorno dopo giorno comunque provando di allenare continuamente, tu vedi un crescendo, e secondo me ti spinge molto anche a maturare comunque. E vabbè, per me è molto bello come sport il fatto che comunque conosci nuove persone e ci leghi molto, però è un fatto più che altro personale, perché quando riesci ad imparare nuove cose ogni giorno, secondo me ti fa crescere molto. Certo, è bello comunque, visto comunque che cioè ricordiamo che comunque il CLT ha da sempre, non solo ora ma da sempre, un bel vivaio di giovani, appunto, che sì, crescono. E volevo chiedere un'ultima cosa a tutti e due: gli obiettivi di quest'anno. Mario, quali sono i tuoi obiettivi di quest'anno? Ma come ho detto, il programma è pluriennale, stesso nel tempo, perché veramente questo è considerato un po' come l'anno zero, no? Quindi ecco, praticamente non c'è mai stata una prima squadra al di là dei settori giovanili. Questo gruppo di ragazze che abbiamo, che quindi attualmente abbiamo un under 13, un under 14 e due under 16, questo gruppo di giovani costituirà pian piano nel corso del tempo, quando saranno mature, l'ossatura di quella che sarà la prima squadra del CLT. Per far questo magari ci vorrà un anno, due anni o tre anni, non lo sappiamo ancora, no? Ancora hanno davanti a loro la possibilità, anche quando usciranno nell'under 16, fare l'under 18 per esempio. Però io devo dire, ho trovato un gruppo, ecco, Flavia ne è un po' la testimonianza, un gruppo motivato, e questa è la cosa più bella. Io dico sempre, non importa da che livello uno parte, l'importante è quanta voglia ha di migliorare, perché se uno anche parte da un livello più alto ma non migliora o non ha voglia di migliorare o di impegnarsi, è inevitabilmente che verrà superato dagli altri, che nel frattempo
ci mettono grinta, volontà e impegno per migliorare. Esatto, con la voglia, ma crescono prima degli altri naturalmente. Certo. Quindi noi quest'anno appronteremo questi campionati di categoria e man mano che le ragazze saranno pronte allestiremo le squadre. Quindi non so se già dal prossimo anno inizieremo a lavorare con una prima divisione o con un under 18, però l'obiettivo è quello. E dalle premesse che ci sono, magari dopo qualche anno in prima divisione, io penso che il salto si possa fare in serie D o serie C, che sono le prime serie regionali, per poi eventualmente puntare insomma al nazionale, ma chiaramente nel corso del tempo. Insomma, ecco, le più grandi hanno 16 anni. Per te invece, Flavia, quali sono i tuoi personali obiettivi di quest'anno? Allora, innanzitutto in generale comunque la penso come Mario, perché secondo me stiamo essendo molto motivati quest'anno, possiamo crescere comunque, anche l'anno prossimo si potrebbe parlare di un under 18, di una prima divisione. Però innanzitutto comunque pensando al presente dobbiamo affrontare questo campionato con grinta soprattutto, con autodeterminazione, perché penso siano una delle cose più importanti. Ovviamente non è importante vincere, però comunque serve, diciamo, quella spinta, quel pensiero un po' comunque agonistico. Beh certo, come ogni sport. Sì, certo. Sì, giustamente. Cioè sia la parte agonistica, sì, che poi quella anche a livello personale, magari ecco con amicizie, come dicevi prima. Sì. E tutto il resto. Beh, poi c'è forse una piccola cosa da aggiungere, no? Sì. Che lo sport, no, vale la metafora che è palestra di vita, no? E il CLT ha sempre tenuto sì a dare la possibilità di esprimersi a livello agonistico elevato, ma comunque diciamo tutti i valori che si porta appresso lo sport, e quindi l'impegno nel sociale, la crescita, la voglia di star bene, di migliorare e divertirsi, chiaramente restano i valori cardini e devono restare sempre per tutti, atleti, dirigenti, allenatori, perché comunque alla fin fine se non ci si diverte, sai, non si va avanti, non è piacevole andare avanti e quindi non si cresce. È proprio vero, vero. Beh, il divertimento è sempre alla base, dai. Avete un sito per caso, sì, dove magari ecco vi si può contattare? Assolutamente sì, basta digitare sui motori di ricerca CLT o Circolo Lavori Terni, perché è presentata chiaramente tutta l'attività del circolo, quindi non solo nella pallavolo e nello sport, ma anche le altre attività ricreative e culturali che chiaramente il circolo fa da sempre. Circolo che tra le altre cose ringraziamo per avervi comunque fatto avere miei ospiti. Ma ci mancherebbe, lo ringraziamo molto. Ah, un'ultima cosa proprio ultimissima, sempre il mio programma si chiama Il Terzo Tempo. C'è il terzo tempo nella pallavolo? Questa domanda l'ho fatta un po' a tutti quanti, in tutti i vari sport. Sì, appunto il terzo tempo è proprio l'alzata che permette appunto permette l'attacco. E abbiamo un primo, un secondo e un terzo tempo. Il terzo tempo di solito è quello che si fa in zona 4. Appunto io stando in zona 4 è il mio tempo, ecco. Quindi abbiamo preso a pieno. Sì. Però ascolta, questo per quanto riguarda il gioco. Invece il terzo tempo, quello a cui mi riferisco, è quello alla fine della partita. Mm-hmm. Le giocatrici di volley si danno la mano. Ah, sì, tutte sì, insieme. Sì, è quello, sì. Che il terzo tempo è quello che soprattutto c'è nel rugby, ok? Mm-hmm. O nel football, okay, che a fine partita tutti quanti insieme, visto, magari sì, vanno. Sì. Diciamo, siamo in fila e comunque ci diamo tutte la mano e poi ognuna fa il proprio saluto e ecco, sì. E ci sono degli attriti comunque a fine partita o? Qualche volta l'anno scorso magari è successo, chi non dava la mano, chi diceva qualche parola di troppo, però comunque noi siamo sempre state molto corrette, sì, quello sì. Devo... L'importante è che quello che c'è in campo finisce in campo. No, cioè, noi devo dire che la nostra squadra è sempre stata molto corretta in tutto. Allora ringrazio Mario Campana, allenatore del CLT Volley femminile. Grazie. Grazie a te e Flavia De Angelis, appunto. Grazie, la schiacciatrice della squadra, per essere stati in mia e in vostra compagnia questo pomeriggio qui al Terzo Tempo, per parlarci del mondo del volley femminile nella nostra città. E con la promessa di risentirci quanto prima e di ritrovarci qui sempre su Radio Incontro, vi faccio ad entrambi un grosso in bocca al lupo per la stagione e anche per il raggiungimento comunque dei vostri obiettivi. Ciao, a presto. Ciao, ciao, buonasera. Ciao a voi.